siamo dentro. Questo è stato un anno piuttosto singolare, perché per ragioni economiche abbiamo dovuto chiudere l'ufficio di Milano, che era l'ufficio centrale dove Libertà e Giustizia è nata, e quindi era tutta una grande scommessa. Non sapevamo se ce l'avremmo fatta andare avanti così dislocati come siamo, con tanti circoli in giro per l'Italia. E invece, durante un'assemblea di gennaio, i soci di Libertà e Giustizia hanno deciso che non c'era proprio l'ombra di dubbio, si doveva andare avanti. Allora, detto questo, poi non era facilissimo trovare chi avrebbe fatto che cosa. C'è stato uno sgombero da Milano durante la neve, con degli amici di Bologna che sono andati con un camion a prendere i mobili dell'ufficio. Ci sono state delle cose, tra virgolette, diciamo eroiche, ma soprattutto abbiamo trovato una rete di persone straordinarie, di cui avremo modo di parlare nelle prossime ore, che si sono assunte ognuna il compito di fare una cosa specifica. E dunque siamo, non solo siamo vivi, siamo belli, siamo pieni di progetti per il futuro, ma è molto importante che lo siamo, perché, come tutti sapete e come tutti sentite, la vostra presenza qui ce lo testimonia. Stiamo passando un periodo abbastanza difficile della nostra democrazia. Significa anche che negli anni passati avevamo seminato qualcosa che ha dato i suoi frutti. Se siamo ancora tutti qui pieni di voglia di andare avanti e di desiderio di essere ascoltati. Quindi due brevissime riflessioni, oltre appunto a quella che il lavoro di questi anni è servito a rinvigorire le nostre radici e probabilmente anche le radici di nostri amici. Volevo dirvi che se nel giro di poche ore in Italia sono accadute contemporaneamente alcune cose, e vi faccio l'esempio, la Rizzoli che entra nella Mondadori diventa Mondadori, una grande casa editrice che si mangia un po' tutte le altre. La decisione di fare una riforma della RAI con un decreto, se qualcuno osa fare delle controproposte che vengono chiamate, insomma, delle controproposte. Se contemporaneamente Mediaset ingloba tutto il sistema di antenne dalla RAI, se contemporaneamente si vara una legge sulla responsabilità dei magistrati, ecco, e il Jobs Act, anche una legge sul lavoro che toglie diritti ai lavoratori, contemporaneamente si smantella la vecchia Costituzione per fare un qualcosa di assolutamente pericoloso, diciamo. Beh, diciamo che si è assiepato nel giro di pochi giorni alcune operazioni che ci fanno non solo preoccupare, ci farebbero in altri momenti della nostra storia uscire tutti per strada a protestare e a urlare. Perché ancora non l'abbiamo fatto? Beh, la storia ci insegna che nei momenti di grave crisi economica, purtroppo, le persone cominciano a sentire come normali alcune cose che in altri momenti avrebbero fatto urlare, contro cui si sarebbero ribellate violentemente. Questo è soltanto l'inizio, noi non sappiamo come finirà. Sappiamo che è molto importante che Libertà e Giustizia ci sia. Stiamo partecipando con molto interesse alla nascita e alla formazione di quella associazione delle associazioni, o coalizione sociale, di cui Stefano Rodotà ha parlato nei giorni passati, insieme all'Associazione Libera e altre associazioni con le quali storicamente abbiamo collaborato nella Via Maestra, nelle manifestazioni del 2 giugno. Tutto questo è nella nostra storia, cioè nello statuto che nel 2002 segnò la nostra nascita. Questo lavoro è sicuramente un lavoro politico.
politico, ma non è fare un partito. Quindi noi facciamo politica cercando di mettere insieme tutte le principali associazioni della società civile, sentendo come compito che è arrivato il nostro compito di fare qualche cosa di più che non denunciare e manifestare. Quindi questo è il momento in cui si gettano le basi per questa grande associazione delle associazioni. Ripartiamo da qui e ripartiamo da Firenze. Anche questo credo che sia molto importante, almeno per me che fiorentina sono e che odio il pensiero unico, questo veramente lo è. Grazie. Devo darvi una notizia triste per noi, Stefano Rodotà si è rotto un femore a casa. Fino a pochi minuti fa speravamo che potesse collegarsi con noi via telefono, eravamo tutti pronti per un suo intervento, ma ora mi ha mandato un messaggio che non ce la fa. Quindi gli mandiamo un grande augurio di star bene presto, perché abbiamo assolutamente bisogno di lui. Buonasera, mi chiamo Paul Ginsburg, insegno storia contemporanea qui all'Università di Firenze. Vi do il benvenuto, siamo commossi di vedere talmente tanta gente e anche molta gente che non possiamo vedere, che sono in altri luoghi, altre stanze con lo schermo, eccetera. Con il convegno intitolato La democrazia minacciata, Libertà e Giustizia vuole attirare l'attenzione sul fatto che stiamo entrando in una nuova fase in cui per la prima volta per decenni viene messa in dubbio la sopravvivenza stessa della democrazia. Cercheremo nel convegno di identificare vari aspetti di questa minaccia incombente. Non posso dire onestamente che copriamo in un giorno e mezzo tutti i lati di questo problema terribilmente spinoso. Abbiamo cercato anche dei contributi sull'Inghilterra e sulla Francia, sull'ondata razzista che sta ingolfando l'Europa. Abbiamo trovato grandi difficoltà non a trovare gli esperti, ma a trovare qualcuno che parlava l'italiano. E naturalmente per un'organizzazione che dipende sull'autofinanziamento, non possiamo pagare per la traduzione simultanea. E dunque vedrete nel programma un'accentuazione della parte italiana della crisi della democrazia e forse in un altro momento, in altri tempi, riusciamo a fare anche una cosa più internazionale. Intanto abbiamo una riflessione preziosissima che ascolteremo questo pomeriggio da Barbara Spinelli e da Tommaso Fattori sull'Europa. Allora, questa minaccia ha due lati. Da un lato, perfino in paesi di lunghissime tradizioni democratiche, assumono sempre più importanza partiti politici che mescolano un razzismo esplicito con attacchi di fondo alla democrazia. Dall'altro lato si trovano una cultura e una politica democratica, questa è forse la cosa più importante che cerchiamo di dire in questi due giorni, una politica democratica assolutamente impreparata per la sfida imminente. Invece di essere irrobustita nei decenni precedenti, la democrazia oggi sempre più assomigliare a un guscio vuoto. Il dilagare della corruzione e tutte queste le cose che
posso solo listare, qui saranno esaminati in profondità durante queste ore insieme. Il dilagare della corruzione delle organizzazioni criminali, l'attacco alla Costituzione, il servilismo di gran parte dell'informazione, la concentrazione del controllo dei media in poche mani, gli ostacoli posti all'espansione dei diritti dei cittadini e dei beni comuni, tutto questo ha portato a una drammatica perdita di fiducia nelle classi dirigenti politiche e non solo europee. Né è possibile in questa situazione far ricorso all'Europa perché ci offre un'ancora di salvezza, come l'Italia ha fatto così spesso nel passato. Lo storico deficit democratico dell'Unione Europea si fa notare proprio nel momento quando l'Europa viene chiamata a dare una risposta forte e convincente all'alternativa populista e razzista. La gravità della situazione ci ha spinto a organizzare questo convegno di approfondimento, che non può ovviamente coprire tutti gli aspetti della situazione, ma vuole offrire un contributo, piccolo ma speriamo significativo, alla comprensione di quello che sta succedendo, giorno per giorno, con un volume che aumenta sotto i nostri occhi e dentro i nostri orecchi. Questa è l'intenzione del convegno. E io, un po' come ideatore, vorrei prendere la responsabilità di ringraziare varie persone. Prima di tutto i relatori, ma non solo i relatori, anche il Circolo di Firenze di Libertà e Giustizia, che ha lavorato in modo magnifico per preparare questo convegno. Abbiamo avuto lunghissimi dibattiti, quante persone vengono. Dobbiamo scoraggiare o incoraggiare? Sarà piena l'aula e l'altra aula e l'altra aula? Come facciamo? E voi avete risposto splendidamente, troppo, ma bello, secondo me. Allora ringrazio anche il coordinatore del Circolo di Firenze di Libertà e Giustizia, Ivan Casaglia in particolare, per il suo sang-froid quasi inglese. Vorrei ringraziare, sentiremo un attimo domani, anche la CGL dell'Università. Senza di loro e senza John Gilbert in particolare, questo convegno non sarebbe possibile. Vorrei ringraziare Rosaria di Libera e anche di Libertà e Giustizia. E poi finisco con una cosa. Ci è stato chiesto giustamente, c'è la possibilità di intervenire, e io devo rispondere con onestà, con numeri di questo tipo e con un programma così fitto, è molto difficile fare intervenire il pubblico. Anche perché questo non è un'assemblea, è un convegno di approfondimento, come ho appena detto. E dunque noi faremo di tutto, e devi esprimere la vostra fiducia in noi, di aprire piccoli spazi per domande, non per interventi che raccontano la storia di una città, di un circolo, ma per domande a questi relatori. E devono essere dell'ordine di 2 o 3 minuti ciascuno, così noi riusciamo a rispondere e almeno un po' di contatto ci sarà. Scusateci se non è possibile offrirvi più, ma credo che stasera c'è un po' di spazio. Mi dispiace enormemente che Stefano Rodotà non c'è. Allora comincio invitando Gustavo Zagradelsky al microfono.
credo che non ho bisogno di introdurlo. È il nostro presidente onorario, l'ex presidente della Corte Costituzionale, e ha avuto la pazienza, il coraggio e la lucidità in più di un'occasione. Grazie Gustavo. Sì, confermo, sono Gustavo Zagrebelsky. No, visto che in modo così civile Paul si è autopresentato, così faccio anch'io, perché forse noi siamo dei volti meno noti di quelli che compaiono tutti i giorni in televisione e nei talk show. Siamo, sotto certi aspetti siamo delle novità. Sorprese. E detto questo, anch'io mi congratulo con voi, con noi medesimi di Libertà e Giustizia, perché in effetti, come ha accennato Sandra, qualche mese fa non avremmo scommesso tanto tranquillamente sulla sopravvivenza di Libertà e Giustizia. E invece abbiamo visto che proprio la crisi che abbiamo attraversato ha fatto emergere energie che noi non immaginavamo neppure di possedere. Quindi è una rinascita, è vita, la vita è una continua rinascita. Come diceva Hannah Arendt, se noi non moriamo un po' per ripartire, cioè per rigenerarci, questa non è vita, è esistenza ripetitiva, è qualcosa che ha più a che vedere con la vita animale che non con la vita umana. Quindi ben venga la crisi che abbiamo attraversato, soprattutto perché mi pare che possiamo dire di averla superata brillantemente in una fase di rigenerazione. Io non avrei mai immaginato di vederci qui così numerosi, effettivamente è una piacevolissima sorpresa. Ora, si diceva, siamo qui per fare una riflessione, ringraziamenti. Sentite, la faccio breve perché sono ovvi i ringraziamenti a Paul, agli organizzatori, ai presenti, al Circolo di Firenze, agli altri che prenderanno la parola nel corso di queste due giornate. Diciamo sinteticamente, per non correre il rischio di dimenticare nessuno, quelli che hanno da essere ringraziati si considerino ringraziati. Ora, qui siamo a parlare di democrazia. Il titolo del nostro incontro allude a una crisi della democrazia, una difficoltà della democrazia. Ma prima di trarre delle conclusioni, cerchiamo di esaminare i tempi che viviamo. Poi ciascuno di noi dirà se le trasformazioni che abbiamo di fronte corrispondono a una crisi, a un deficit, perfino a un sopravanzamento, come dire, la nascita di qualche cosa che democratico non è più, ma ciascuno di noi darà una sua risposta. La cosa principale mi pare che sia l'analisi, innanzitutto. Se noi non prendiamo atto e analizziamo ciò che abbiamo di fronte, rischiamo di fare affermazioni campate per aria o impressionistiche, o che comunque non alimentano la nostra consapevolezza. Questo nostro convegno cade in un momento in cui obiettivamente la democrazia, ma non solo in Italia, ma nel mondo, soffre di qualche acciacco, se si pensa che continuano a uscire libri sulla crisi della democrazia, sulla post-democrazia. Questo post è molto inquietante, non ci dice che cosa c'è dopo, ma ci dice
non c'è più quello che c'era prima. È stata coniata una parola nuova che suona democratura. Capite che cosa ci sta in questa espressione? E l'impressione generale è che, sebbene le forme esteriori della democrazia non siano state travolte, quello che sta avvenendo progressivamente meno è il contenuto. La storia ci dimostra ad abbondanza che possono rimanere le forme, e le forme possono nascondere una realtà che con le forme originariamente non aveva nulla o poco a che vedere. Allora, dicevo, qui ci interroghiamo, naturalmente questo mio intervento è un contributo alla riflessione, per carità, nessuno di noi dispone della verità. Tutti noi però disponiamo di senso critico, il nostro dovere è farne uso. Allora, la prima parte del tempo che mi è concesso, io non so chi è il gestore dei tempi. Io controllo. Sì, ma vorrei sapere quali sono le sanzioni che puoi mettere in atto. Stavo tranquillamente. Tranquillamente, vabbè, poi mi fai il cenno io. 45-50 minuti. Ma no, non esageriamo, sarebbe un supplizio. Comunque, diciamo, ci stiamo interrogando sui tempi che viviamo. Allora, l'inizio di quello che vi voglio dire è dedicato ai tempi. E vi enuncio, diciamo, i titoletti, quelli che in certi libri che si adottano all'università si mettono a margine, no? Per aiutare gli studenti, i titoletti. Spesso si studiano solo i titoletti, non si... Allora, tempo esecutivo, tempo non politico e tempo tecnico. Ecco, adesso vorrei commentare queste tre espressioni. Tempo esecutivo, possiamo dire forse che viviamo in un tempo esecutivo. C'è perfino una ideologia dell'esecutivo. Venendo qui con il treno ad alta velocità ho visto che i vagoni, quelli di classe superiore, si chiamano executive. E a nessuno penso sia venuto in mente di nominarli legislative o judiciary. E poi, una riflessione ulteriore, i vagoni esecutivi sono collegati, forse sono la stessa cosa, con la business class. Esecutivo e affari si legano nella nostra visione, per finire, riflessa. E io penso che a nessuno sia venuto di fare una considerazione come quella che vi ho fatto poc'anzi. Lo chiamiamo legislativo, no, non sarà venuto in mente a nessuno. Sono le cose irriflesse quelle che più rappresentano nel profondo la realtà. E dicendo esecutivo, questo lo dico se ci sono dei costituzionalisti presenti, noi usiamo, confondendo, la parola esecutivo e governo. Si dice il governo e l'esecutivo, ma sono due nozioni completamente diverse. L'esecutivo è l'organo che esegue compiti che non può decidere, compiti che gli vengono dettati da un'altra dimensione, dalla necessità o da scelte che piovono sulla sua testa, ma non sono nel campo della sua disponibilità. Questo è l'esecutivo. Appunto, dicevo, se ci sono dei costituzionalisti, sanno che l'esecutivo per Rousseau era per l'appunto questo: c'era il legislatore che rappresentava la volontà generale e l'esecutivo eseguiva. Ma nel corso degli ultimi due secoli alla parola esecutivo si è affiancata la parola governo. Il governo è nelle mani di
quel piccolo comitato di ministri che si chiama esecutivo, ma la funzione di governo è una cosa diversa. La funzione di governo è la funzione che è legata alla definizione non della esecuzione di fini, ma alla determinazione dei fini, cioè alle idee di come possiamo e vogliamo organizzare la nostra vita in comune, il governo. Quando il governo non ha più, ha perso questa possibilità di formulare, diciamo, indirizzi politici, ma è vincolato a un solo possibile indirizzo, il governo non esiste più, esiste l'esecuzione, esiste l'esecutivo. L'esecutivo, il quale è vincolato a un compito dato, è ciò che noi abbiamo davanti agli occhi. L'esecutivo deve tirare diritto, sto facendo qualche citazione, non farò nomi, ma qualche citazione sì, tirare diritto alla meta, all'unico compito. Capite che il governo ha una funzione diversa, deve guardarsi attorno per stabilire i suoi indirizzi. L'esecutivo deve tirare diritto, deve fare, deve lavorare. E chi non è d'accordo rispetto a questo tirare diritto è un deviante. Nella funzione di governo, chi non è d'accordo entra nella discussione dei fini, ma chi ha un compito puramente esecutivo, quando si trova di fronte a qualcuno che non è d'accordo, non può che considerarlo un impiccio, qualcuno di cui, non dico sbarazzarsi, adesso non esageriamo, ma qualcuno di cui ci si fa facilmente una ragione. Citazione. Questo è il tempo esecutivo, tempo non politico. La politica come attività di determinazione dei fini, qui potrei anticipare qualcosa che avevo in mente di dire più avanti. Ci sono due nozioni di politica, una è la politica, diciamo, degli antichi. Scusate, faccio queste classificazioni molto nette, perché solo contrapponendo, solo ragionando per dicotomie o di qua o di là, riusciamo a chiarirci le idee. Poi sappiamo bene che la vita pratica non è l'appiattirsi su un lato della dicotomia o sull'altra, ma è, la vita pratica è fatta di aggiustamenti, di consenso che si deve trovare tra tanti, perfino di compromessi, ma il ragionare implica la chiarezza delle idee, e la chiarezza delle idee la si ottiene contrapponendole. Mio amato maestro dell'università, cioè Norberto Bobbio, per l'appunto teorizzava il ragionare per dicotomie, ragionare, ma poi naturalmente quando si scende nella vita pratica le idee alle quali noi siamo fedeli teoricamente devono incontrarsi con le ragioni della vita concreta, nella quale vita concreta ci sono altri che ragionano diversamente da noi, che è del tutto lecito e ci porta a cercare di trovare punti di incontro per elaborare politicamente la nostra vita. Ora, dicevo, ci sono due nozioni di politica, una nozione antica e una nozione moderna. La nozione antica non aveva nulla a che vedere con la democrazia, la nozione moderna è invece il presupposto della democrazia. E se voi leggeste, cosa che si può sempre fare perché è una lettura fascinosissima, i dialoghi di Platone, dove Socrate si
interroga sulla natura della politica. Siamo nella Grecia del IV secolo, nel V secolo lo sorte ad Atene, lo sorte quel regime che noi chiamiamo democratico con una certa semplificazione. Se voi leggete questi dialoghi, per esempio la Repubblica, la figura del buon politico è costruita attraverso il raffronto, pensate un po', con il buon tessitore, il buon flautista, il buon medico, il buon nocchiero, governato, è colui che conduce, il timoniere, diciamo. Ecco, che cosa stanno a indicare questi paragoni? Stanno a indicare che il politico, come il buon tessitore, eccetera, eccetera, è colui che conosce le buone regole del reggimento della società, della polis, le buone regole, il buon governo. Ecco. Ma il buon governo, secondo gli antichi, non era in discussione, era l'equilibrio della polis. E rispetto al mantenimento dell'equilibrio della polis, un governante poteva essere buono o cattivo a seconda che realizzasse con competenza questo suo compito. E il governo poteva essere messo nelle mani dei migliori, nelle mani dei filosofi, Platone, o per esempio in Aristotele, in un equilibrio di poteri, potremmo dire, in un governo misto. Ma a nessuno sarebbe venuto in mente che la politica potesse essere quell'attività nella quale noi ci interroghiamo sui criteri di giustizia della società. Per cui ci può essere una politica di un certo tipo o una politica di un certo altro tipo. La politica rivolta alla libertà assoluta o la politica rivolta alla pianificazione assoluta, la scelta dei fini. Ecco. La politica in senso moderno invece è questo. Ci si dedica alla politica perché si ha una certa idea di società, o se volete una certa idea di giustizia nella società. E si compete. E si fanno partiti che sostengono l'una o un'altra concezione, ci si affronta nelle elezioni per avere il consenso necessario per realizzare una certa idea di politica piuttosto che di un'altra. Ora, nel tempo esecutivo non c'è più la politica. Perché, come dicevo prima, l'idea generale di società è fuori discussione, è assunta come un dato oggettivo. I governi, ma qual è il dato oggettivo? Guardiamoci intorno, è inutile girare intorno alla cosa che con evidenza, per esempio, ci dimostra la vicenda greca. Il compito dell'attività di governo è il mantenimento o il raggiungimento di equilibri finanziari nella sfera pubblica in maniera tale che i nostri stati siano luoghi appetibili alla finanza internazionale che compra il nostro debito, che è disposta ancora a sostenere il nostro debito, comperandolo quando viene a scadenza. Questo sembra il compito, e da qui viene tutto il resto. Vengono le riforme, quelle che noi chiamiamo riforme, e che non sono. La parola riforma è un'altra di quelle parole che ha subito uno svilimento, no? Fino a qualche tempo fa i partiti riformatori, che cosa erano? Erano partiti che, a partire dalle condizioni date, si ponevano tuttavia degli obiettivi di trasformazione. Le riforme erano trasformazione.
Oggi, quando si usa questa parola, si dice che cosa? Si dice interventi nella sfera pubblica, nella sfera sociale, per ripristinare condizioni, non per cambiare la società. Condizioni di natura economico-finanziaria, per cui la riduzione dello stato sociale viene presentata come una riforma, per cui la riduzione delle garanzie nel cosiddetto mercato del lavoro viene presentata come riforma. Prima che iniziasse questo incontro, qualcuno dei presenti mi ha suggerito questa, l'esigenza di fare un avvertimento sull'uso delle parole. Beh, intanto riforma è appunto una di queste, dovremmo usarla con, sapendo che cosa c'è. La modifica del mercato del lavoro per ritornare a una situazione nella quale i lavoratori sono sostanzialmente soli, non siamo ancora a questo, ma soli di fronte al potere dell'imprenditore. Siamo su questa strada, perché la riforma dei licenziamenti mette la condizione del lavoratore dipendente sostanzialmente a disposizione della decisione, i giuristi dicevano ad nutum, salvo pagamento di una somma indennitaria del datore di lavoro. Ma ancora prima, e forse in maniera più, perfino più significativa di questo, si è approvata una norma che ha praticamente reso nullo il valore dei contratti collettivi nazionali, i quali sono derogabili, quindi se si vuole non valgono più nulla, dai cosiddetti contratti di prossimità, si chiamano così, anche qui l'uso delle parole. È bello, no? Il contratto di prossimità. Non è bello? È come c'è il vigile di prossimità, c'è il parcheggio di prossimità, c'è una cosa molto umana, cioè molto vicina alle nostre esigenze quotidiane. Beh, il contratto di prossimità è il contratto che viene stipulato dai sindacati di fabbrica, quindi nella piccola dimensione, avendo dall'altra parte il potere imprenditoriale, che può essere potere di una multinazionale. Ecco, vedete come si chiamano riforme queste. Dovremmo inventare qualche altra parola, perché questo è un andamento che ci riporta a prima delle conquiste sindacali della fine dell'Ottocento. Sono riforme queste, le chiamiamo legittimamente riforme. Però dicevo, mercato del lavoro, anche qui noi usiamo, anche esponenti del sindacato usano questa espressione, mercato del lavoro. Ma pensate che cosa contiene questa espressione? Il lavoro viene considerato una merce che si può contrattare sul libero mercato. Ma se noi guardiamo la Costituzione, il lavoro non è considerato così. È considerato un diritto che fa parte del nucleo fondamentale della dignità di una persona, e le cose che stanno nella dignità di una persona non sono spendibili sul mercato delle merci. Adesso non so perché mi sono messo a parlare di queste cose, ma è per dire che il tempo non politico si avvale di formule che hanno perso il loro significato originario e spesso sono diventate formule di una banalità disarmante. Pensiamo oltre che a riforme, a innovazione, crescita, modernizzazione. Ci
si può mettere dentro qualsiasi cosa, e naturalmente nel contesto attuale ci si mette ciò che il tempo esecutivo richiede che si metta. Allora, ho detto qualcosa sul tempo esecutivo e sul tempo non politico. Due parole sul tempo tecnico. Sono tre aspetti in fondo della stessa realtà. Se non c'è più la politica, non ci sono più gli uomini e le donne politiche come le abbiamo conosciute. Ci sono gli esecutivi tecnici. E non è un fatto casuale che negli ultimi tempi in Italia, ma non solo in Italia, gli organi esecutivi siano composti nelle posizioni chiave da uomini della tecnica finanziaria. O mi sbaglio? Ora, il governo tecnico è per sua natura conservatore. Ricordate, se scendo nel banale, ma quando voi chiamate un tecnico a casa vostra per riparare il televisore, che cosa vi aspettate? Che venga rimesso in funzione quel televisore, non vi aspettate che quando va via il vostro televisore sia un'altra cosa, no? I governi tecnici sono governi che di per sé, naturalmente l'aspetto tecnico nella politica è fondamentale, nella politica con la P maiuscola, perché non basta discutere di grandi visioni della società, bisogna poi anche agire con i mezzi necessari per raggiungere, ma quando c'è solo la tecnica è conservatrice, o se volete riparatrice, e le cose che ci vengono illustrate come politiche in un tempo tecnico sono, se ci pensiamo, semplici riparazioni per rimettere in funzione un meccanismo quando o dove si è inceppato. Quindi, diciamo, al di là del futuro che ci si annuncia, ci si preannuncia, i governi tecnici nella loro anima profonda sono governi ripristinatori, cioè conservatori. O no? Se si pongono questioni di giustizia, e le questioni di giustizia hanno a che vedere per l'appunto con la configurazione di una società giusta, con la politica in senso proprio, ma se si pongono questioni di giustizia, si pongono nel senso che non si può far finta che non esistano. Io ricordo un presidente del Consiglio in Italia, di cui non vi faccio il nome, non vi dico nemmeno se è l'ultimo, il penultimo, il terzultimo, il quartultimo, che hanno detto: beh, in autunno ci dovremmo preoccupare di qualche misura a favore della giustizia sociale, in autunno, perché l'autunno è l'autunno che può diventare caldo, no? Ce ne dobbiamo occupare perché c'è il rischio che succeda qualche cosa che turba l'ordine sociale. Ecco, allora le questioni di giustizia non appartengono agli orizzonti della vita pubblica buona, come che la si possa immaginare, ma sono dettate semplicemente dall'esigenza, sono anch'esse misure conservatrici. Gli 80 euro sono è una misura conservatrice, nel senso che dicevo prima. Naturalmente contiene in sé una qualche dose di giustizia a favore dei più deboli, non tutti i più deboli,
ma la logica che muove quella misura è una misura conservatrice dell'ordine, una misura di ordine pubblico. Ora, questo tempo salto a pie pari tantissime cose che sono implicate nel discorso che vi sto facendo. Questa affievolimento del politico, della politica a favore dell'esecutivo e della tecnica, è ciò che noi potremmo, che è stato definito così, la dittatura del presente. Solo ragionando politicamente, cioè interrogandoci su quale società noi immaginiamo possa esserci e per la quale valga la pena impegnarsi, solo questo è il futuro. Se noi invece riteniamo di poter agire in un contesto che è quello che è e non può essere diverso da quello che è, vi rendete conto che viviamo sotto il segno della necessità. E la necessità è una dittatura, contiene un diktat. Non si può fare altro che seguire il corso della necessità, perché se si potesse fare altrimenti non ci sarebbe necessità, ci sarebbe libertà. La dittatura del presente. E la dittatura del presente, cioè, detto in altri termini, la convinzione che ciò che è non può che essere così com'è, questa convinzione, nella sfera politica l'equivalente del nichilismo. Ci sono diversi modi di definire il nichilismo. Il nichilismo può essere il nulla, il vuoto, ma è nichilistica anche la condizione di chi vive in un essere che non può essere diverso da ciò che è, perché ci toglie ogni speranza. E in questo contesto vi pare sorprendente che la partecipazione politica si riduca progressivamente? Vi pare sorprendente che l'atteggiamento di tanti nostri concittadini nei confronti della cosiddetta classe politica sia un atteggiamento di grande distanza, di grande distacco, perché non ripone nella classe politica nessuna speranza di politica? Una volta si diceva, e così si definiva l'antipolitica, molti cittadini nel nostro paese, in altri paesi, ma da noi in particolare, sono antipolitici perché considerano la vita politica il luogo del malaffare, corruzione, malversazione, eccetera, eccetera. Oggi si dice qualcosa di molto più grave. Il distacco dalla vita politica, perché poi i malfattori, facciamo l'elogio dei malfattori, no? Libertà e giustizia ha sempre combattuto il malaffare, però ci può anche essere qualcosa di buono nel malaffare, se il malaffare è orientato a fare male per ottenere un buon risultato, può anche accadere. Quanti malfattori nella storia hanno operato magari anche contro le loro intenzioni, hanno ottenuto risultati, o no? Un po' sei perplesso. No, io sono più scettico di te, cioè voglio dire, per essere un buon politico non è necessario essere dei santi. Dalle cattive azioni
che possono nascere anche buoni risultati, io lo penserei così. Ma l'antipolitica odierna, dicevo, è molto più grave di quella là, perché è la posizione di coloro che dicono tanto la politica non conta più nulla, ciò che conta sono gli affari, sono gli interessi che si trovano dietro le quinte, sono i giri di potere, sono i diktat che vengono da, diciamo, dimensioni ultrastatali, perché gli stati hanno perso la loro capacità politica. E questo, se volete, è una posizione di tipo antipolitica, antipolitico, perché è molto più difficile contrastarla. L'antipolitica che nasce dal malaffare si può contrastarla potenziando il ruolo della libera stampa che si impegna nell'attività di inchiesta, di denuncia, si può potenziare dando mezzi e strumenti alla magistratura per la repressione dei reati, teoricamente. Ma il fatto che la politica non abbia più presa politica, la classe politica non abbia più presa politica sulla nostra vita, questo è francamente molto più difficile da immaginare. Ma su questo dirò una parola alla fine. Mi dai ancora 10 così tanto? Fin troppo. Le riforme istituzionali. Ora, se noi le riforme ai comportamenti istituzionali, se noi cerchiamo di darne una interpretazione d'insieme, io direi che forse ci risulta con una certa evidenza quanto segue, e cioè è in corso un processo che non contraddice necessariamente le forme della democrazia, ma trasforma la sostanza. Se qualcuno di noi ha una qualche conoscenza delle idee che si sono discusse al tempo della Costituente e che si sono trasfuse nel testo della Costituzione, sa che la democrazia, così come era concepita, era vista come la organizzazione di un processo ascensionale che, a partire dai singoli, dalle loro associazioni, dalle loro formazioni sociali, dai loro raggruppamenti culturali, ecco, manifestava domande, esigenze, con i partiti politici che raccoglievano queste domande, le unificavano, le trasformavano in proposte politiche, di indirizzo politico. Tutto ciò si doveva rappresentare in Parlamento e il Parlamento doveva esprimere il governo che avrebbe reso concrete queste linee direttive. Dunque, tutto ciò, non ho tempo di farvi citare delle norme costituzionali, tutto ciò, si è detto allora, si può raffigurare come una piramide, con una larga base, e a poco nella dimensione istituzionale si raggiungono forme di decisione unitarie, partendo dal basso. Ora, se noi guardiamo le pratiche e le riforme costituzionali, forse possiamo constatare con una certa facilità che la piramide si sta o si è rovesciata. No, forse l'immagine non è questa, ma comunque il flusso politico, l'energia politica, invece di nascere dal basso e organizzarsi per arrivare alla sua espressione effettiva e governativa, nasce dall'alto e si
diffondere al basso, diciamo così, per usare parole già anzi molto logore, partecipazione obbedienza, ecco il pensiero dicotomico, dicevo i comportamenti, ma il patto del Nazareno, scusate se scendiamo dalla democrazia degli antichi al patto del Nazareno, ma il patto del Nazareno è non si sa che cosa contenga con precisione, però si sa che qualcosa contiene. Allora, una volta che si è stipulato quel patto in una riunione privata, da lì ne viene, pensate un po', la riforma della Costituzione. Beh, una bella forza, no? Quel papello, non so neanche se è stato scritto il patto, ma da quella cosa lì, da un incontro di quattro signori, ne viene la, per conseguenza, la riforma della Costituzione. Naturalmente la riforma è fatta proprio dal governo, che presenta un proprio disegno di legge di revisione della Costituzione, cosa mai vista, perché la riforma della Costituzione è sempre stata considerata, la Costituzione è una cosa, è un bene di chi? È un bene nostro, è un bene dei cittadini. Naturalmente la si può cambiare, ma attraverso una democrazia partecipativa. Nel momento in cui la riforma della Costituzione è, diciamo, tematizzata in un accordo che si chiama Patto del Nazareno, che è fatto proprio dal governo, e poi viene imposto alle Camere, dico imposto perché non venitemi a dire che le Camere sono soddisfatte di dover approvare quei testi, quantomeno il Senato non è tanto disposto a suicidarsi, ma viene imposto perché il partito predominante e gli altri partiti dicono con molta chiarezza che o si approva quel testo o c'è lo scioglimento delle Camere, cioè c'è una sanzione nei confronti di coloro che non sono d'accordo. Ora, la democrazia dal basso presuppone che chi si occupa di elaborazione di visioni politiche agisca nell'ambito della sua libertà, della visione del bene comune, no? Qui invece le Camere diventano organi di registrazione di volontà elaborate dall'alto, da questo primo seme, patto del Nazareno, primo germoglio, poi viene tutto da lì. È un rovesciamento profondissimo. E guardiamo questa volta, non parliamo dei decreti legge, delle fiducie poste al decreto legge, che sono tutte misure pratiche che non contraddicono formalmente le norme della Costituzione, dico formalmente, che però hanno tutto questo significato di imposizione e di richiesta di ratifica. Ecco, coloro che stanno sotto in questa piramide, no, dove il flusso politico è rovesciato, si trovano a dover subire imposizioni. Ci stanno naturalmente, il Parlamento approva. Quindi formalmente la Costituzione è rispettata, sostanzialmente svuotata rispetto a quell'idea. E la riforma elettorale? La riforma elettorale è propagandata sotto questo slogan: noi saremo tutti contenti perché la sera delle elezioni, no? Gli italiani andranno a dormire, no? Sembra, mi fa venire in mente il Giovanni XXIII, non lo ricordate, quando è stato eletto Papa, e dice: andate a casa e questa sera, ecco anche lì, questa sera date una carezza ai vostri bambini e dite loro: questa è la carezza del Papa. Ecco, con la nuova legge elettorale, così come non ho tempo di entrare nei dettagli,
noi potremmo dire che la sera ci sarà qualcuno che ci dirà: andate a dormire, e dite ai nostri bambini: questo è il governo che vi governerà per i prossimi 5 anni. Ma forse era meglio. Vabbè, però quello che si dice è che la sera noi sapremo chi ha vinto le elezioni. Vorrei richiamare la vostra attenzione sulla parola vincere. A qualcuno che ha un'età non freschissima, la parola vincere fa venire in mente lo slogan "vincere e vinceremo". Ma a parte ciò, la democrazia non prevede vincitori e vinti, siano proposte politiche, partiti politici, raggruppamenti politici che ottengono più consenso degli altri, ma non ci sono vincitori e vinti. Avendo più consenso hanno degli oneri maggiori, hanno l'onere di guidare il paese, di governare. Mentre chi ha ottenuto meno consenso ha un onere di natura diversa, che è quello di collaborare criticamente all'azione di chi governa, non del vincitore, sembra la spada di Brenno. Questa non è democrazia. Noi abbiamo l'idea di una Costituzione, ha l'idea di una democrazia discorsiva, no? Dove le ragioni di tutti si... Poi alla fine, naturalmente, chi ha avuto sopravvento numerico nelle elezioni ha questo onere in più. Potrei anche aggiungere che chi è più numeroso in Parlamento, secondo la democrazia che noi leggiamo nella Costituzione, ha l'onere di evitare le fratture. Naturalmente, quando noi vediamo il Parlamento deserto per metà, ci interroghiamo e ci chiediamo di chi è la responsabilità. Secondo me, chi abbandona il Parlamento, gli aventiniani, hanno una loro dose di responsabilità male usata. I luoghi che si è chiamati a occupare democraticamente devono essere presidiati, diciamo così. Ma la maggiore... calma, perché adesso forse dico qualcosa che mi piace di meno. La maggiore responsabilità del Parlamento semideserto è della maggioranza, e cioè di quei gruppi politici che non hanno fatto fronte al primo dei loro doveri, che è il dovere di tenere insieme la compagine politica senza creare occasioni di frattura. Ecco, la democrazia funziona sulla base di questa duplice responsabilità, che riguarda le minoranze e riguarda le maggioranze, che hanno sì il diritto di decidere, ma hanno il dovere di non mettersi nelle condizioni in cui le minoranze possano onestamente dire: io in questo luogo non ho più nulla da fare, perché se è così, effettivamente la frattura si è determinata. Che cosa può fare Libertà e Giustizia? Lo accennava Sandra. Scusate, a questo punto leggo, non so che cosa direi, sono più tranquillo. Dunque, la nostra associazione è nata 13 anni fa, dico bene Sandra, 13 anni fa, con il compito di vigilare sui comportamenti della classe politica, per custodirne i requisiti minimi di integrità e di legalità,
in una fase della nostra storia in cui il degrado sembrava ed era refrattario a ogni limite. Si trattava di difendere la dignità della politica, un compito che non può certo dirsi diventato inattuale. Questo compito dunque è ancora il nostro, minimo di livello, di civiltà politica, di onestà, di correttezza. Ma oggi, quando la politica entra in una zona d'ombra e con essa la democrazia, prima ho cercato di spiegare che se non c'è politica la democrazia non ha nessun motivo di esistere, il compito si allarga e diventa più impegnativo. Si tratta di contribuire a elaborare idee, proposte e rivendicazioni propriamente politiche, cioè di tentare di liberarci dalla cappa che sulla vita pubblica stende la dittatura del presente, quella di cui parlavo prima, tramite uno strisciante conformismo che equivale a quella che nel regno di Luigi XIII era stata definita la loi du silence. Cioè, avevano fatto una legge che diceva una cosa molto semplice, che piacerebbe tantissimo ai nostri governanti: di queste cose non si parla. La loi du silence, perfetto, una meraviglia. Ecco, nel conformismo del nostro tempo, credo siamo di fronte a qualcosa di simile alla loi du silence, nel senso che si può parlare di tutto, ma chi parla politicamente viene accusato di essere un ideologo, viene messo ai margini, le sue parole non risuonano nel dibattito pubblico. E vi devo dire che ci vuole un certo coraggio a continuare a pronunciare parole stravaganti, perché qui nasce una sorta di... Tocqueville parlava del cerchio d'acciaio. Chi si mette fuori del cerchio d'acciaio di ciò che è ritenuto senso comune viene ostracizzato, perde i suoi amici certe volte e perde la capacità di farsi ascoltare. Ecco, qualcosa di simile sta accadendo. Per questo occorre lavorare con le forze culturali e sociali che, avendo le radici nelle condizioni di vita quotidiane dei più, sanno o cercano di sapere quali sono le domande che chiedono di esprimersi in politiche conseguenti. E questa è la base della democrazia voluta dalla Costituzione. Lavorare. Questo è l'onere al quale non possono sfuggire coloro che credono nella democrazia. Questo e viceversa è ciò che temono coloro che occupano il vertice della piramide e da lì guardano con sospetto ciò che pare sfuggire al proprio controllo. La società civile, ecco, chi è causata? Parlate su Sandra o Paul? La società civile viene chiamata in causa, ma la società civile alla quale pensiamo noi non sono i magnati che frequentano i cosiddetti salotti del potere, dove già si incontrano senza difficoltà quanti dispongono del potere in tutte le sue forme, economico, culturale, statale. Costoro non hanno affatto bisogno di incrementare la loro posizione nelle istituzioni. La nostra società civile è composta da singoli e associazioni che dedicano energie, tempo, intelligenza, capacità professionali e danari propri in tutti i luoghi della società che avrebbero bisogno di politiche. Siccome in questo testo faccio riferimento ai danari, permettetemi di richiamare le condizioni finanziarie della nostra associazione con un appello a una contribuzione alle spese del suo funzionamento. Anche questo significa contribuire, significa essere società civile nel senso nostro.
Quali sono questi luoghi? Sono i luoghi della povertà, della disperazione sociale, della mancanza di lavoro e di possibilità di impresa, dell'emarginazione, della discriminazione, delle malattie, dell'handicap, degli anziani senza sostegno, delle famiglie dove esistono malati di mente e sono lasciate a se stesse, del degrado ambientale, delle condizioni nelle carceri. Vedete quale sterminato terreno di impegno dal quale possono nascere istanze politiche. Questo è il nostro compito. Noi siamo una piccola associazione, ma come diceva Sandra, forse oggi c'è la necessità di riunire le forze in maniera tale da poter occupare il più possibile questo terreno che oggi è sottorappresentato e ha bisogno di rappresentanza. Questa nostra società civile è ricca di energia e in questa ricchezza sta il serbatoio da cui attingere per la rianimazione della politica a partire dalle dimensioni locali, più sensibili alla concretezza dei problemi sociali, purché si riesca a coordinarli in movimenti capaci di convertire l'azione quotidiana dall'ambito limitato a quello generale per il modellamento democratico della società. È un programma impossibile? Può sembrare che sia così, anche perché oggi le politiche nazionali si scontrano con i vincoli che vengono dalle istituzioni sovranazionali di cui facciamo parte, anch'esse essenzialmente non politiche. Ancora una volta viene in aiuto la Costituzione. Concludo con questa citazione che è anche la domanda di un nostro impegno. La Costituzione ammette sì le limitazioni alla sovranità nazionale, ma solo in condizioni di parità con gli altri Stati e solo se servono ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni. Questo è un programma altamente politico e non economico. O se volete, è un programma nel quale la dimensione economica viene seconda rispetto all'impegno politico. Ecco, vedete, il nostro compito mi pare che abbia i piedi nel quotidiano, ma non può limitarsi, non dico la dimensione quotidiana del raggio delle nostre relazioni, non può nemmeno limitarsi al raggio della dimensione nazionale, ma deve necessariamente mettere in discussione la natura, prima di tutto, dell'Unione Europea per una sua rianimazione politica in senso proprio.